Come tutto ciò che da una settimana circa riguarda la vita privata e professionale di Andrea Gianbruno, anche la foto che ha documentato il suo cambio look ha fatto ben presto il giro della rete. In posa davanti allo specchio del salone, il giornalista ormai ex First Gentleman ed ex conduttore di Diario del Giorno ha mostrato la nuova immagine di lui nella foto poi pubblicata dal suo barbiere di fiducia Gennaro Capasso, che oggi ha commentato l'incontro in un'intervista al Corriere della Sera. In posa davanti allo specchio del salone, il giornalista ormai ex First Gentleman ed ex conduttore di Diario del Giorno ha mostrato la nuova immagine di lui nella foto poi pubblicata dal suo barbiere di fiducia Gennaro Capasso, che oggi ha commentato l'incontro in un'intervista al Corriere della Sera. Era tranquillo come sempre, un cliente normale. Non sembrava provato, ha detto l'uomo che nel suo cliente non ha intravisto alcun segno di frustrazione o tristezza. Se dovesse cadere il mondo, a lui basterebbe fare un passo di lato per non essere toccato. Mercoledì mattina Gianbruno, che si reca al salone circa 3 volte al mese e viene da noi da 2 mesi più o meno, è stato qui altre 5 o 6 volte prima di questo. Si è presentato dal barbiere con il suo ormai celebre ciuffo già accorciato, mi ha detto che glielo avevano tagliato in Mediaset ma che non gli piaceva, quindi mi ha chiesto di sistemarglielo, ha aggiunto ancora il coiffeur che tuttavia ha voluto tenere per sé eventuali confidenze personali. Andare dal barbiere è un momento privato, una sorta di confessionale, dice Capasso, non seguo la politica, non mi interessa. Un post condiviso da Gennaro Capasso @ Gennaro non sbaglia mai, il settimanale che in edicola questa settimana ha pubblicato alcuni scatti della premier e dell'ormai suo ex compagno nelle ore successive al post della separazione avvenuto tramite social. Si è blindata con la figlia a casa con il dolore nel cuore, ma la determinazione di sempre, si legge nel servizio del magazine dedicato alla vicenda personale della presidente del consiglio che si è concessa solo il tempo di una piega dall'amica parrucchiera sotto casa nel giorno della ricorrenza dell'anno di insediamento al governo. Come è noto, infatti, la premier non ha preso parte alla festa organizzata dal partito Fratelli d'Italia al Teatro Brancaccio di Roma proprio per restare con la figlia Ginevra.